Non è facile in questa squadra trovare spazio, però il mister ultimamente ti ha dato fiducia. Sì, io cerco sempre di ripagare questa fiducia del mister. È logico che adesso arrivano un po' le partite in cui bisogna vincere per ancora allungare sulla seconda e noi tutti sappiamo che comunque ci possiamo aiutare l'un l'altro, la rosa è ampia, quindi sappiamo che tutti insieme possiamo raggiungere l'obiettivo prefissato. Questa concorrenza che c'è indubbiamente, perché come hai detto tu giustamente la rosa è ampia, non può creare dei problemi tra di voi? No, più che creare dei problemi ci aiuta insomma a crescere, perché noi sappiamo che ad ogni allenamento dobbiamo dare il meglio di noi stessi per insomma, mettere in difficoltà l'allenatore nelle sue scelte per la domenica. E una volta insomma che ci impegniamo e ci alleniamo sempre meglio, il mister poi farà delle scelte e manderà in campo chi riterrà opportuno. Venendo a questa settimana, sarà sicuramente un tour de force, perché insomma domenica una partita, domani un'altra e domenica prossima un'altra ancora. Sì, noi ci stiamo preparando al meglio per affrontare insomma queste partite ravvicinate, anche il direttore ci mette a disposizione qualunque cosa per superare queste insomma, partite difficili, proprio perché dobbiamo gestire la fatica, dobbiamo gestire le forze, però abbiamo appunto, grazie alla rosa ampia, possiamo ruotare i giocatori e permetterci grandi partite. Ecco, avete 11 punti, se non vado errato, di distacco dalla seconda. Dopo averla un po' rincorso il Delta Porto Tolle, intendo dire, adesso il divario si fa sempre più ampio. Qual è il segreto di questa squadra così forte? No, noi giochiamo sempre per vincere, non ci accontentiamo mai. E anche adesso, stando lontano dalla seconda, cioè abbiamo un margine più che buono, però andiamo in campo sempre per vincere e non ci accontentiamo mai del risultato, cioè non giochiamo mai per il pari, quindi anche l'allenatore comunque ci sprona e ci dice che comunque l'importante è giocare bene, poi i risultati arrivano.